Una buona serata dalla redazione di Teletruria, nuovo spazio dedicato alle nostre ultime notizie. Cominciamo dalla cronaca, ancora un movimentato episodio a Campo di Marte ad Arezzo, tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino che ha telefonato alla Polizia Municipale dichiarando di aver riconosciuto l'autore di un'aggressione che aveva subito giorni prima. L'uomo chiedeva l'intervento degli agenti che appunto hanno individuato l'aggressore in un cittadino straniero e nell'attesa dell'arrivo di una seconda pattuglia l'uomo ha colpito al volto uno dei vigili ferendolo al naso e obbligandolo alle cure dei sanitari ed è stato quindi arrestato. Indagini a 360 gradi dei carabinieri per la morte di Mariel Sote, la settantenne tedesca trovata senza vita nell'abitazione di Pistrino, si cerca una traccia e il movente per questo omicidio. E infine passiamo allo sport, vittoria con il cuore per l'Arezzo che resta in 10 nel finale, poi poco prima del triplice fischio Bianchi indovina il giusto corridoio e finisce 2-1 con il Poggi Bonzi. Ed è tutto per le nostre ultime notizie, grazie per la vostra attenzione e un buon proseguimento su Teletruria.